Vai. Sono qui con Chiara Benasi, direttrice di Fondazione Triulza, però non è Fondazione Triulza, bensì all'ospedale Galeazzi. Oggi parliamo di sanità, di ecologia e di rete soprattutto, con strutture come questa ma anche col terzo settore. Ci dite, cosa si è parlato di oggi? E oggi si è parlato di come creare una sanità del futuro più sostenibile, più attenta ai bisogni dell'ambiente ma anche ai bisogni delle persone. Noi come Fondazione Triulza crediamo molto che la collaborazione tra i soggetti che rappresentano tutta la filiera sia fondamentale e per questo oggi li abbiamo messi insieme a Federated Innovation e a Beside You Group intorno a un tavolo, diciamo così, a vedere dalla ricerca fino a che opera sui territori con i cittadini quali sono le buone pratiche e le prospettive per il futuro per una sanità più sostenibile e attenta. Abbiamo visto le pratiche per la sanità, appunto i pannelli solari, i collegamenti anche in maniere diversificate per ottenere energia all'interno dell'ospedale. Per quanto riguarda invece il terzo settore, in che modo sono collegati in questo ambiente? Beh, il terzo settore, forse pochi lo sanno, ma in realtà ha un ruolo fondamentale con tutte le iniziative di volontariato legate al sociosanitario che sono vicine alle persone. Durante il Covid, se non ci fosse stato il terzo settore, sarebbe mancato un anello importantissimo di aiuto delle persone che rimanevano a casa, che erano a distanza. E il terzo settore vuole fare innovazione per riuscire a migliorare le sue performance, diciamo così, di risposta ai bisogni sociali e dell'ambiente attraverso appunto anche aspetti tecnologici. Allora, lavorare con un grande ospedale come questo, innovativo e tecnologico, lavorare col mondo della ricerca, delle università, con le imprese che realizzano attrezzature, prodotti per il sanitario è fondamentale anche per il terzo settore per essere sempre più vicino ai bisogni delle persone e dell'ambiente in modo innovativo.